Torniamo in diretta, sono le 8.37, è arrivato il momento di collegarci con l'area metropolitana di Bari. Vediamo subito il benvenuto al sindaco di Capurso, Michele Laricchia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono giornate intense, queste per i carnevali, tutta l'area metropolitana, sto vedendo delle immagini bellissime, un po' ovunque, anche a Capurso. Certo. Ebbene sì, anche qui quest'anno l'ultima festa di carnevale l'abbiamo fatta nel 2020, qualche giorno prima di che scoppiasse quella assurda pandemia. Finalmente siamo riusciti a tornare in piazza con una bella festa, quest'anno dedicata soprattutto ai bambini. Abbiamo colorato una piazza di colori magnifici con i loro vestiti, con milioni di coriandoli gettati qua e là. È stata una bella sensazione. Il ritorno in piazza dei bambini è una cosa straordinaria, bellissima. Che cosa significa anche poter riprendere anche delle attività, non soltanto nel periodo estivo, che un po' lo vedevamo sempre come un periodo molto, molto vivo, ma che ha delle sue peculiarità da un punto di vista turistico, da un punto di vista proprio dell'attrattività dell'area metropolitana di Bari e della Puglia, ma anche d'inverno? Cioè, stiamo vedendo tante iniziative, tante attività anche nel periodo invernale. Che cosa sta cambiando? Allora, noi a Capurso in realtà sono 12 anni che abbiamo un cartellone che segue le stagioni, quindi abbiamo il cartellone dell'inverno, quello della primavera, quello dell'estate e quello dell'autunno, quindi attività d'inverno le facciamo ormai da tanto tempo, anche attività importanti, soprattutto nel periodo natalizio, poi carnevale, ma tanto altro, presentazioni di libri, concerti. Noi sabato scorso in biblioteca, in occasione del compleanno di Fabrizio Di Andrea, abbiamo organizzato un concerto di beneficenza con una tribute band, una bella tribute band di Fabrizio Di Andrea. La sala ovviamente strapiena, una bella sensazione anche quella, avere la sala della biblioteca, la sala eventi della biblioteca piena di gente è una bella sensazione. Portare la gente in quello che è il contenitore culturale principale del nostro paese è bellissimo, abbiamo visto tanta gente anche arrivare da fuori, e di queste iniziative ne facciamo tante anche d'inverno, ma da 12 anni ormai, il nostro cartellone 4 stagioni ha 12 anni di vita. E lo stiamo vedendo tra l'altro anche con eventi sportivi, anche avere le strutture da questo punto di vista insomma può aiutare, e voi su questo avete anche cercato di investire in qualche modo. Sì, con due palazzetti dello sport, il Pala Padovano e il Pala Livatino, che negli scorsi anni sono stati centri vaccinali anche, ma anche lì per proprio fortuna. A segnare proprio questo passaggio anche di questi due anni, insomma. Come? No, dico proprio a segnare anche il passaggio che è stato in questo periodo, insomma, la trasformazione che c'è stata, e per fortuna anche un ritorno alla normalità, perché finalmente anche queste strutture sono tornate ad essere palazzetti dello sport, insomma. Certo, e in più stiamo riqualificando un ex cinema che diventerà teatro e sarà pronto, penso, di qui a un anno e qualche mese. È un altro passaggio importante, perché anche il teatro si trova in quello spazio che contiene la Basilica della Madonna del Pozzo, la biblioteca comunale, le scuole, Piazza Libertà, che è una piazza enorme dove facciamo anche dei concerti importanti, un polo culturale importante, quello di Piazza Libertà. E su questo ci fermiamo, sindaco, come sempre grazie per la sua disponibilità, noi le auguriamo buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E grazie al sindaco di Capurso, Michele Laricchia.